Allora, quello che è successo è che ho lavorato per Lancôme per 15 anni, poi intorno ai 42 mi hanno detto che non volevano più lavorare per me. Quando ho chiesto perché, perché avevo avuto molto successo, mi hanno spiegato che le donne sognano di essere giovani e quindi una donna di 40 anni, 45 anni non poteva più rappresentare quel sogno. Io non ero tanto d'accordo perché il mio sogno personale non era di rimanere eternamente giovane, di essere elegante e sofisticata, sì, ma eternamente giovane. Poi chiedevo alle mie amiche, però loro facevano le ricerche di mercato, non le facevo io, quindi. E poi 10 anni fa è entrata Françoise Liman, la prima direttrice, la prima CEO di una grande compagnia come Lancôme, ed è lei che ha cambiato molto. E credo che questa è stata la grande influenza, la grande rivoluzione. Ma questo comunque non era solo Lancôme, questo mi è successo anche con le riviste di moda, mi è successo anche nei ruoli del cinema dove lavoravo meno. Allora, è stato triste. Però poi, grazie a Dio, mi sono iscritta all'università, ho cominciato a fare la regia, ho fatto i miei corti, insomma, ho ritrovato, ho fatto la fattoria. Poi adesso tutto è tornato, adesso faccio Lancôme, l'attrice. Non so, questo non me l'aspettavo. E a dimostrazione che le rughe non l'offendono, si è addirittura invecchiata nell'ultimo film di Alice Rohrwacher, La Chimera, che vedremo anche qui a Roma. Ecco, che esperienza è stata quella per lei e che cinema ha trovato o ritrovato sul set di Alice? Allora, quando ho letto Copione di Alice, La Chimera, ci sono due livelli. Un livello è i tombaroli, la polizia, il mercato internazionale delle opere archeologiche, eccetera. Però c'era anche un altro tono, più poetico e più nascosto. E quando ho letto Copione, poi sono andata a cena con Alice, ho detto: Ma Alice, ma questo film è sulla morte? E lei mi ha detto: No, è sull'aldilà. C'è una differenza, perché la presenza che queste culture, le persone che hanno vissuto prima di noi, comunque ci lasciano, e soprattutto in una città come Roma, che è piena di storia, noi sentiamo comunque queste anime, queste culture, siamo il risultato anche di tutto questo. Il mio personaggio, Flora, doveva essere molto vecchia perché doveva avere quasi un piede nella tomba, doveva essere un po' a metà tra l'aldiqua e l'aldilà. E quindi ho detto ad Alice: è meglio che mi invecchio. Però mi sono un po' invecchiata, ma non tantissimo, soprattutto i capelli grigi, perché io da modella e poi facendo anche i disegni e i costumi dei miei film, so che ci sono dei simboli forti e so che i capelli bianchi proprio indicano l'età, meglio perché a volte si possono avere tante rughe, ma c'è una luce e non si vedono, poi in un'altra luce si vedono tantissimo, ma i capelli bianchi sicuramente indicano l'età. E quindi ho chiesto ad Alice di avere una parrucca di capelli bianchi, e così è nato il personaggio, della signora Flora.